Sarà un inizio di stagione veramente tosso, non solo perché affrontiamo l'Inter fuori casa alla prima di campionato, ma anche perché i nostri ragazzi hanno un morale veramente basso, un po' perché siamo appena arrivati come nuovo mistro, ovvero Carlo Nerva, un po' perché alcuni sono scontenti delle partenze comunque importanti come quella di Joshua. Per non parlare delle problematiche con lo staff, guardate quanti slot in meno ci concedono rispetto a Beppe Signori. 10 preparatori ma ne abbiamo 19, 12 osservatori ma ne abbiamo 17, 5 visori a pista ma ne abbiamo già 12, questo cosa vuol dire che Dovremmo chiedere subito di poter rialzare questi numeri, lo abbiamo fatto e il presidente ci ha detto Ah oh Carlo, stai buono, sei appena arrivato, ne riparliamo tra un po'. Però qui c'è un problema, nel caso in cui magari uno di questi remedi dello staff dovesse accettare un'offerta di un'altra squadra noi non potremmo sostituirlo perché di fatti per la dirigenza noi ne abbiamo più di quelli che ci vorrebbero concedere. L'Inter scende in campo con il 4-3, proviamo quindi subito a bloccare il piede migliore di Di Marco in questo modo lo limitiamo un po' nei cross visto che sa utilizzare solamente il sinistro Contrastiamo duro Joshua, molto forte fisicamente, ma sappiamo benissimo che il gol è quotato a 1-0-1, l'Inter però non prendiamoci in giro, ha sicuramente un vantaggio sia come tasso tecnico sia tattico, in questa partita possono sfruttare meglio di noi gli spazi laterali, visto che hanno due uomini anziché uno, quindi potremmo magari metterci a specchio per contrastare più facilmente l'Inter, visto che siamo la squadra più debole, ma come ben sapete in questa carriera... Ogni allenatore può avere un solo sistema di gioco, quindi potremmo perlomeno cambiare qualche piccolissimo meccanismo che non andrebbe a stravolgere il disegno tattico. Per esempio si potrebbe mettere un esterno completo al posto del disegno purificante. Questo eh, andrebbe, giocando più largo, ad allargare di concetto le maglie dell'Inter. Questo favorirebbe poi una penetrazione centrale per il Bologna dove ci sono ben 5 uomini. Ma siccome siamo all'inizio non andremo a cambiare nulla, questo perché dobbiamo lavorare ancora sulla familiarità, Abbiamo già diversi dubbi che dobbiamo andare eh, già con questo disegno a toglierci. Non ha senso in questo momento specifico andare a correggere qualcosina in base all'avversario. Quindi ho dei dubbi, nel primo episodio ne affrontiamo semplicemente uno, gli altri non ve li spoilerò, li vedremo chiaramente episodio per episodio. In questo primo episodio mi voglio concentrare sulla mentalità, ecco voglio capire se l'equilibrata può avere un senso nelle prime uscite, se vediamo che le difficoltà poi le andremo a cambiare. Sapete cosa ne penso? Gli ultimi engine dal diciamo in poi puntano molto sulle mentalità offensive. Quindi diciamo è su questo che vorrei concentrarmi anche perché davanti abbiamo già altri problemi, per esempio ci manca ancora la punta. Dominguez in avanti, però Solini, Ecco, Corsini poteva far meglio. C'è anche chiaramente il discorso Solini, no? Un giocatore che non è un ADS che stiamo allenando quest'anno ADS sono tanti punti interrogativi quest'anno per il Bologna, eh, non sarà sicuramente semplicissimo, subito però gol su corner, questo lo potevamo mettere in conto, purtroppo l'Inter è forte di testa, l'avevo detto, ci hanno fatto un bel gol su corner, alla fine ho messo a mei, a mei, a mei, fermato da Brozovic, niente, l'ho detto che era un azzardo metterlo, eh. L'avevo detto che era un azzardo, metterlo me ne, me ne pento amaramente. L'avevo detto, li ha messo cozza. Me inizio, a me, all'inizio, eh. A me, grande recupero. L'avevo detto, a me il giocatore che può giocare queste partite. A me è un giocatore che già dimostra di avere la personalità di una persona matura di 35 anni. Grande a me, eh. meritava di giocare questa possibilità. No, Di Marco su punizione, non ci credo. Di Marco su punizione, ma questa è una sentenza. Questa è una sentenza. Questa è una sentenza. Questa è una sentenza. È arrivato il gol su punizione numero 2. 2-0. No, ma lo so fisso. Eh? Ogni volta che tocca punizione di Marco è gol. Allucinante. Allucinante. Ah, quella è proprio la sua mattonella. Io di Marco. Largo. Per male essa. Gol del 3-0. Qui brutto. eh. Qui, qui obiettivamente è brutto. Diciamo che il terzo gol è quello che mi infastidisce. Gli altri due non posso di nulla. Punizione sul corner. Di non ci può fare nulla perché la punizione è da mattonella vicino alla porta. Corre su primo palo. Però terzo gol, quello sì grave. seconda partita di campionato per il Bologna, ancora una volta tosta, perlomeno meno affrontiamo in casa la Juventus, ma siamo clamorosamente ultimi in classifica, visto che la nostra differenza reti è la peggiore. Sul piano del mercato abbiamo un sacco di problematiche, ancora non è arrivata la punta, abbiamo ancora due giocatori in uscita che non sono ancora stati venduti, come Corbo ed Debisher. ma abbiamo perlomeno delle dinamiche che stanno migliorando. Certo, il sogno è ancora basso, però se vi ricordate nell'episodio precedente questa barretta era pienamente rossa, adesso è solo metà rossa, questo perché pian piano sta passando del tempo, caro nervo con i suoi ragazzi. Guardiamo però anche il mercato che ha fatto il nostro prossimo avversario la Juventus, in cassa 154 milioni, soprattutto grazie alla cessione di Vlavic che potenzialmente potete portare nelle casse della vecchia signora 176 milioni. Come sono stati investiti? 65 milioni per Gianluca Scamacca dal West Ham, sicuramente un ottimo acquisto, giocatore molto forte nelle fisiche così come molto forte anche Abba Silà, difensore centrale Ivoriano 21enne, quindi ancora giovanissimo, che potrebbe anche migliorare tanto. Ma guardate il colpo di testa che ha 17 e poi delle staz fisiche spaventose per un difensore centrale. Anche il Di Maria sa utilizzando un solo piede. Proviamoci, ma tanto, sicuramente non accadrà nulla di positivo per noi. Chi è stato utilizzare entrambi i piedi, che lo controllo a fare? Scamacca proverei a marcarlo. Cala Juventus con l'11 dollaro della vita. Mentre in Bologna, ricordiamo, infortunato Frendrup, l'acquisto del mercato estivo del dell'allenatore del Bologna Nuovo, il signor Carlo Nervo, Nathan. Però, è stato ho battuto la chiesa. Non c'è neanche il giallo. Chiesa fa, oh, ma non ho fatto nulla. Ho preso solo la gamba. Eh, eh, primo minuto. È gratis il fallo, eh. Quando sono infelici per allenamento extra, me ne sbatto, te ne sbatti, signor Idiola. Se per te è importante, sì. Orsoligno! Annullato per fuori gioco Tefareva! Chiesa! Palla per Scamacca! Mamma mia! Sempre 20.000 gol su pagine attive! È incredibile! 3 gol su 4 subite da pagine attiva! Allucinante! Allucinante! Di Maria! No vabbè Di Maria di testa ragazzi ma come casta si fa? Di Maria di testa! Di Maria di testa! Non ci posso credere! Letteralmente ogni tiro subito è gol pure a me! In questo, nuovo, in questo nuovo modulo, uguale. Ogni tiro che vede gol. Guarda là, di maniera di testa. Di maniera di testa. Ancora quarta borsa e mi piace sto Bologna che gioca come se appunto avesse il controllo della situazione, ma poi per la fine si becca dei gol. Valeri, in avanti per prima, forse fuori gioco? Infatti era anche un test quello che, quello che stavo facendo, con la mentalità equilibrata, per capire, no? Per capire se si può giocare anche in equilibrata. Però, insomma, non mi ha dato sensazione di positive l'equilibrata. Quello è, il, è quello che accade. Prica! Eh no, ci fa Orsolini che è fuori gioco, è incredibile. È regolare! A me sembrava gioco, vediamo un attimino perché. A me sembrava Orsolini è qua. Qua mi sembrava fuorigioco, però non si capisce da qua. Ah no, poi, probabilmente Christiansen ha fatto i movimenti indietro. E l'ha rimesso in gioco perché inizialmente mi sembrava. Infatti ho detto: 'Caspita, ma perché va a lui se ci sta Strelec che era in posizione regolare?' e invece, probabilmente Christensen che lo rimette un'altra volta in gioco. Mi sa, mi sa che il cambio lo faccio fisso da equilibrata a positiva perché comunque ved vedo che creiamo molto di più mh, con la positiva, no? E non è risentito il bilanciamento. E in ansia, togliamolo, ci mettiamo Barduson. Anche questo è un azzardo perché lui è un ala in realtà che stiamo trasformando quest'anno in ADS. Vediamo un po' se magari può darci quello strappo in rapidità. Ma ci pensa Audio a giocare ancora per la Juventus. Quando mancano 7 minuti, più recupero. E Pogba che gira pone a Bremer. Bremer per Audio Zola. Che viene anticipato dall'attacco della Prica Che si butta in profondità. Metti cross. Metti cross. Barro. Va annullato, non ci credo. Terzo gol annullato! È un complotto! È un complotto! È un complotto! È un complotto! Signori, è un complotto! No, non mi dì che mi fa il gol all'ultimo! Non ci credo! Sono passati 30 secondi al 95esimo! Zaccaria! 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 Guarda lì che fedentone! Voleva far gol al 95 90... Mamma che faccia tosta! Comunque, i momenti di gara sono praticamente più del Bologna. Eh, secondo me... C'è tanta. c'è tanto potenziale su questa tattica. Eh? Il punto è che abbiamo fatto già due top team. Abbiamo testato, forse, con i team sbagliati, no? Eh, la mentalità equilibrata. Però, perlomeno, ci ha fatto capire qualcosa. Magari con un team scarso avremmo vinto lo stesso, magari 1-0, di misura. E pensavamo che andava bene. Invece, l'Inter. Con Juventus, anche poi in combo, ci ha fatto capire che in la tala mentalità, diciamo, così potrebbe essere la soluzione. Chiaramente siamo ancora all'inizio, vanno portati tanti aspetti. 14 settembre 2024 si conclude quindi il calcio mercato in uscita. Va via finalmente sia Ebisher per 8,5 al Servette, sia Corbo per 8 milioni al Gank. Avevo da parte qualcosina per la punta, ma il direttore sportivo, grazie alle ultime due cessioni, riesce anche a prendere Josep Sutalo. Lui può fare il libero che avanza, e che vuol dire che Borset torna un'altra volta in squadra B, anche perché parliamoci chiaro, non è che si è distinto positivamente, ma anche perché era molto giovane. Quindi era un po' un azzardo tenerlo in prima squadra. Sutalo è stato pagato 10 e mezzo, quindi colpaccio dalla dinamo del nostro uh, Lucianone Spalletti. Devo dire che questo ve lo straconsiglio: un giocatore che cresce tanto e che non costa neanche tutto sommato, tantissimo, considerando le sue qualità e a Bemus anche Bomber arriva Lorenzo Lucca 2,01 lo conosciamo benissimo già dall'altro anno rispetto a FM22 il suo PA è stato abbassato anche eh, di tanto questo perché gli olandesi hanno pensato che gli italiani avessero esagerato eh, nel creare un potenziale troppo alto ma resta comunque simile a quello di Joshua che abbiamo venduto appunto all'Inter lui arriva per 12,25 milioni dopo essere stato anche alla Samp visto che come al solito l'Ajax... Non so per quale motivo non lo va mai a riscattare e lo rimanda sempre al mittente Pisa. Questo comporta che il Bologna in questa sessione di mercato ha incassato 108 alla fine e speso 109, quindi possiamo dire un pareggio. Abbiamo anche qualche giocatore giovane che è stato preso all'ultimo all'ultimo, quindi vediamo anche Johanna, uh, giocatore Nugen. Stats mentali che possono essere interessanti, è ancora 17enne e poi è ambidestro. Tiago Arada, alto difensore centrale, molto interessante, soprattutto ancora una volta nelle mentali ambidestria, E poi abbiamo Diogo Roce, giocatore reale del Benfica, difensore centrale portoghese di 18 anni. E poi abbiamo ultimo colpo, Elias Aug, anche lui molto grezzo, 18 anni, norvegese, Norvegia, se voi sapete benissimo che abbiamo delle affiliazioni con i club scandinavi e stanno portando, eh, diciamo, ai nostri occhi tanti elementi proprio di quelle zone eh, del mondo. Io vi straconsiglio: proprio quest'anno di puntare alla Scandinavia, e anche, come al solito, all'Europa dell'Est. Nell'attesa di recuperare Friendhub si è fatto male anche Nathan per fargli compagnia, quindi giocherà quest'oggi il Casius. Ma questa sarà quindi la difesa titolare conosciutolo al centro. E questo sarà l'attacco con Luca accanto, a Applica dietro Orsolini. Niente male la formazione offensiva adesso. La mentalità, però, diventerà positiva da adesso in poi. Testeremo appunto la mentalità positiva perché l'equilibrato non mi ha convinto assolutamente, eh, ma me l'aspettavo onestamente. Vediamo cosa combiniamo contro il Parma. Valeri su Punition. Come ha fatto entrare? Io non ho capito come ha fatto Zoeta a prendere sto gol. Ma non poteva capitare contro la Juventus. Eh! Ma guarda lì. Ma come è entrata sta palla? Telecomandata proprio. Telecomandata. Grande Zoeta. Ah. Grande Zoeta. Ho trovato il nuovo georgiano. Si chiama Razvan Avran. Del Cef della Cluj. Devo controllarlo. Un me lo ricordo. Non mi sembra che si chiamasse Avran. Gol di Cassius. 2-0 del Bologna. Addirittura sul Parma. Mi sa che il Bologna si è ripreso. eh. O forse il Parma è scarso forte. Rivediamo anche un'altra volta l'azione. Palla inattiva, quest'anno si segna veramente un botto su rimessa d'aria, non l'ho chiesta mica lunga, ma lui l'ha fatta lunga, Casius ha poi la piazzata, fil di palo, beh, gol classico, su rimessa d'aria io vedo segnare ancora più dei calci d'angolo, veramente quest'anno sono letalissime, ancora calci di punizione, eh? con Valeri, e eh, questa volta ha preso fortunato il Parma, eh, perché l'ha toccato il ragazzo dalla barriera, se no questo era, secondo me, nato gol Attenzione a Luca! Poteva bagnare subito col gol la sua primissima partita col Bologna. E invece, paratone incredibile del portiere del Parma. Che non vuole subire anche il terzo gol. Ma noi glielo faremo il terzo gol. Orsolini sul primo palo. Cozza anticipata. Ancora Orsolini dentro di rigore. Numero 10 del Bologna. Si è fermato. Perché si è fermato? Cos'è successo? Ha saltato l'uomo. Perché sta fermo? Perché in questo momento sta fermo? Non ho capito. Sta fermo e aspetta che arriva Bologna. Perché? Luca! Che gol ha fatto Luca! Mi ricorda un gol di Cristian Vieri. Oh, ha caricato il tiro. Ha detto Ma meno me ne frega. Chi ci sta, ci sta in porta. Chi ci sta, ci sta davanti come difensore centrale. Ma io tiro una botta e faccio gol. Guardalo. Guardalo. Controllo, tiro. Boom. Penso che Zoet, questa se la ricorderà molto male come partita. Eh? Avrà gli incubi la notte. Mamma mia Luca al debutto! Luca al debutto! Con il suo T-Boot attivo, quali sono le qualità maggiori che, da considerare? Determinazione e impegno? Dipende, Pier. Allora, determinazione sì, sempre, però impegno potrebbe anche essere basso uh, in certi giocatori. Perché, diciamo, attenzione a questo colpo di testa, gol annullato, spero di giocare Attenzione perché ovviamente ci sono giocatori che sono più, diciamo, di quantità che di qualità. Quindi è normale che lì l'impegno può essere alto ma in giocatori molto tecnici l'impegno potrebbe essere basso quindi io prenderei in questione più la determinazione no no è gol questo è gol regolare Corpas, palla su pseudo palo Binks ci salva ma forse c'è un fallo attenzione potrebbe esserci rigore per il Parma una partita che sembrava completamente uh, diciamo segnata poi alla fine gol uh, su punizione del Parma rigore per il Parma Ermani Junior parata di Naci Pegna ecco perché quest'anno gioca Pegna e non Lavrovic Bologna vince questo, questa partita, e con questa vittoria, chiaramente di Bologna, ritorniamo a metà classe. Quindi siamo a undicesimi, 5 punti di distanza da un Inter e da un Milan che vanno veramente fortissimi. Quindi, le milanesi sono tornate un'altra volta a rullare. Esordio in Champions del Bologna contro lo Stella Rossa, quindi prima partita ufficiale di questo nuovo formato della Champions League. E qui arriva subito il gol al quinto minuto del gioiellino Raimondo, alla sua prima partita ufficiale in questa terza stagione. Poi punizione di Leluccio per la testa di Biggs. 2 a 0 del Bologna, 15 minuti soltanto sono passati. Eppure c'è un errore uh, difensivo al 34 esimo che favorisce l'inserimento di Cassius che aggancia così il pallone. La mette al centro, correzione sotto porta di Luca. Gol alla Pippo Inzaghi, alla Müller, Se volete, 3 a 0 del Bologna. Sembrerebbe una partita indirizzata nel farci vedere diciamo di 10 minuti un gol e di fatto per non abbassare diciamo il record arriva anche il gol del 3-1 di Rossa. potrebbe partire la rimonta della squadra serba soprattutto quando arriva il lancio lungo del portiere regista poi però in realtà la palla la recupera il Bologna, Baldusson va a imbeccare ancora Raimondo che va in diagonale, gol bellissimo ancora una volta di Raimondo, doppietta al momento al cinquantesimo, il Bologna è in vantaggio, 4-1 ma non è finita, palla ancora nella parte centrale del campo recuperata dal Bologna, Ferguson la gira al centro per Baldusson che la gira, Raimondo, tripletta di Raimondo al cinquantesimo. Ci prova adesso l'Ostrella Rossa sul laterale, Knezevic, l'autore del gol, la mette al centro per Mijajtovic, quindi secondo gol dell'Ostrella Rossa, ma qui è ancora il Bologna che ha fame, con Sosa, sulla sinistra, si butta fino in fondo, Sosa mette la palla al centro, di testa, troneggia, Luca, gol del 6-2 per il Bologna. Partita che non è ancora finita, però, perché avremo anche un nono gol da vedere in questo match. Cassius va fino in fondo, cross per Balduson, guardate da dove riesce a fare gol di testa. Balduson, Partita che finirà così all'83-7-2, partita da tennis praticamente. Momento importante del Bologna, ma tutto sommato abbiamo vinto con avversari a nostra porta. Adesso invece arriva uno scontro clou, il derby contro eh, la Fiorentina, il derby dell'Appennino. Si aspettano un pareggio sia i tifosi sia la Rigenza, ma attenzione perché i tifosi ci credono davvero. Uno degli obiettivi infatti di questa avventura è quello di finire sopra la Fiorentina in termini di posizione in classifica ed è anche un obiettivo obbligatorio che ci hanno dato i nostri tifosi. Come è andata fino adesso negli scontri precedenti? 9 punti per il Bologna, 6 guadagnati. Per la Fiorentina in questi scontri tra Coppa Italia e Serie A. Attenzione a questo match: è un po' la cartina torna a sole dell'episodio. Non solo perché è molto sentito da parte dei tifosi. E quindi andare male qui uh, ci complicherebbe la vita con i giudizi dei tifosi, ma abbiamo anche una sorta di prova del 9 che dobbiamo superare. La Fiorentina si mette in campo ancora una volta con il 4-3 con vertice basso, così come si era messo in campo l'Inter e la Juventus, team con cui abbiamo faticato. A dispetto della classifica, la Fiorentina è un club che è molto forte in due aspetti. Che mi preoccupano un pochino sono molto abili nei contrasti, ne fanno tanti, ma li vincono anche. Miglior quadrante rispetto a tanti altre squadre di Serie A altro punto di forza nel palleggio eh, infatti vogliono sfruttare la filosofia del tiki-daka verticale come ho visto nella schermata precedente molti passaggi ma anche completati per Mandragora e anche Castrovilli dobbiamo un po' agilare questi punti di forza quindi vorrei cambiare comunque qualcosina a livello tattico Sette voci su 8 sono praticamente quasi uh, piene il valore è ottimo posizione e compito ci vuole un po' di tempo affinché quell'esperto diventa ottimo quello è normale attenzione vorrei quindi in fase di possesso aggiungere la sua posizione a sinistra e a destra come vedete non è cambiata tantissimo la barrezza della famiglia. Uh, ci può stare perché in questo modo io cosa vado a fare vado a spingere ancora di più i nostri terzini purificanti. in combo con l'affrontare la difesa a palla al piede potremmo Tentare di recuperare qualche punizione, magari qualche punizione dal limite o addirittura un rigore, ma soprattutto quello che voglio fare è portare più uomini possibili, così anche se sono bravi i nostri avversari nei contrasti, eh, alla fine se devono affrontare troppi uomini potrebbero fare qualche errore. E soprattutto andiamo ad aggirare un po' la zona centrale del campo, perché ovviamente lì sono molto forti, c'è un grande palleggio da parte dei centrocampisti della Fiorentina, quindi piccolo cambiamento tattico solo per questa partita. Palla per Orsolini che lo fa, lo fa, lo fa. Palo di Orsolini e sono due. Sono due pali. Sono già due pali, non ci credo. Sono già due pali. Questa storia dei pali mi sta veramente facendo impazzire. Eh? Jovic, Jovic, Jovic. A te pareva un'azione, un gol della Fiorentina. Orsolini metti al centro. Ma che gol ho visto. Ma che gol ho visto. Ma che gol ho visto. Finalmente. Ma di lavoro l'ha fatto il passaggio Orso, sbaglio? Io ho visto una Ravona? O me la sono inventata? Addirittura Ravona? Guarda lì come si è buttato davanti. Questo è quello che vorrei vedere più spesso. Guarda lì. Mamma mia, ma quale eleganza, quale tocco. Orsoligno, ragazzi. Centrocampista, vero? Ma non scherziamo, sta diventando anche ADS, sa fare tutto, mi diceva lo staff, ma Dolometti, che quello non è un ADS, Moro giocherà fino alla stanchezza massima, non mi va di mettere un piede destro in quella zona, anche se quel Milan lì aveva due destri, ovvero Massimo Ambrosini e Dimetrio Albertini nella zona centrale del campo, Orsolini, Orsolini, serpeggia! Sai che avevo visto un bappé in quell'azione? Eh? Mi sembrava un bappé in quell'azione. Poi alla fine era Rossolini e quindi ha sbagliato il tiro, Ma sembrava un bappé in quel momento. Stava serpeggiando. Prova magari a metterci un altro incoraggiamento. 1-1, quindi tra Piazzidenti e Bologna. Non si può puntare alla vittoria, magari non lo so, scorretta su un fuorigioco inesistente a nostro favore, o magari un rigore. No, no, mi sembra di no. Mi sembra di capire che il gioco non ci regalerà un'azione illegale. Palla per Leluccio, sul di sinistra. Leluccio spinge. Leluccio contro due. Leluccio fino in fondo. Leluccio. Palla per Lucca, Era intelligente. Era intelligente. Peccato che però è stato anticipato Luca qui, eh. Poteva magari costare anche prima. Lì il portiere se non usciva, Se non è Luca il gol lo faceva. Moro. In avanti. Per Orso. Per Orso. Per Orso. Per Orso. 2 a 1. Finalmente il Bologna. Dei sogni. Come nel primo anno. Si vola contro la fiola. Si vola contro la viola. Sulla sinistra, prova a spingere la viola. Non mi fate gol adesso. Non mi fate gol adesso. Non mi fate gol. Nooooo! Sii sì! grande. Jovic che sbaglia il gol. Che poteva portare a pareggio. Mamma che palo! Finalmente i pali li prendono anche gli avversari. Se no li pigliavo solo io. Era assurdo. Questo è un bel risultato, eh. Questo è un bel risultato perché chiaramente abbiamo fatto modifiche in corsa, abbiamo voluto assolutamente a tutti i costi portarci a casa i tre punti e ce l'abbiamo fatta. però ci sta ancora del lavoro da fare. Eh? Siamo ancora in fase di work in progress per quanto riguarda tattiche. Eh? Quinta partita di campionato per il nostro Bologna. Contro il Cagliari, ed è anche l'ultima sfida che faremo in Serie A senza imprevisti. Sulla fascia sinistra si sfrutta il campo per andare a gol con Bria che la gira a Lucca, ma si sfrutta la fascia sinistra ancora una volta anche per il secondo gol, dove Tim Brica va fino in fondo. Stesso lavoro di fatica e poi assist per Lucca, 2-0 per il Bologna. Il Cagliari di Vincenzo Italiano male male sul mercato. Appena 3 milioni investiti. Si nota la differenza con un club che invece, come il Bologna, sta investendo sui giovani. Ottimo qui Luca, veramente fantastico in questa partita, inizio di stagione mostruoso e praticamente quello che ha sostituito anche a livello di anima il nostro Joshua. Affronteremo adesso i campioni in carica del Napoli. Partenopea al momento hanno due punti in meno in classifica, ma quest'oggi giocheranno in casa a Diego Armando Maradona. Napoli, che come disegno ha mantenuto il 4-3-1 rispetto alla De Guan. Ma attenzione, qualche nome nuovo ci sta. Per esempio, lì davanti Icardi, Cardi sono tre quarti, Lozano, Raspadori. Porto poi sul centrocampo troviamo Daud Deme. La difesa, invece, così come il portiere Meretta sono rimasti praticamente gli stessi. Sul mercato. La scuola adesso diretta da Sergio Konseisao ha speso 29 milioni, ne in cassa di appena 5 di Daud, diciamo, ne conosciamo già le qualità, ma attenzione al talentino uh, del Barcellona, il Blaugrana, ex Edz Abde, molto forte soprattutto nelle uh, capacità tecniche, quindi 16 dribbling, 16 anche in fantasia, anche molto rapido, sa utilizzare entrambi i piedi, bisogna assolutamente attenzionarlo. Esordiscono ufficialmente anche gli imprevisti. Si partirà con il mister. Sono io. Questa è la tattica di utente ghost che eh, ci fa vedere un 3-4-1-2 ispirato da Juventus 2017. Pur avendo mentalità positiva, pur avendo 5 uomini con atteggiamento d'attacco come ruoli abbiamo un'intensità molto bassa come se l'è giocata qui chiaramente utente ghost beh chiaramente con le istruzioni di squadra poi andremo a vedere partiamo con la fase di possesso abbiamo un combo di giocare per gli spazi più portali poi in aria ma si gioca molto lateralmente sia con sovrapposizione sia con il portare poi il pallone uh, sulle zone laterali del campo E lì che vuole sfruttare chiaramente i triangolini e le catene di sinistra e di destra utente ghost ritmo sulla tre quarti andiamo in fase di transizione dove torna il primo meccanismo che per di abbassare l'intensità, ovvero il ritornare. Se noi togliessimo il ritornare o addirittura andassimo su fai pressato campo, vedete come salza completamente la barretta. Qui invece è completamente viola. Poi abbiamo. Per quanto riguarda la fase di non possesso, un blocco medio, quindi altro elemento che ci permette di abbassare l'intensità con la difensiva standard. Utente Costa ha sfruttato tantissimo anche le istruzioni nuove: quindi uh, abbiamo la difese con stare più bassi. Quindi lui ha paura dei filtranti e va quindi a non ingaggiare se possibile direttamente la sfida tra linea difensiva e reparto uh, offendente uh, dell'avversario poi abbiamo anche un indirizzare sui lati per uh, diciamo non andare a subire molto nella zona centrale del campo gestione dei cross, contrasto dei cross anche qui abbiamo una difesa che tende ad allargarsi Ramani, Ramani per Di Lorenzo Di Lorenzo si accentra, perde palla, pica per Valeri, va fino in fondo, va fino in fondo, la palla sul fondo. Io voglio capire anche se effettivamente uh, torna dietro per aiutarci, perché chiaramente la soluzione è molto aggressiva quella dell'Ara, no? Uh, può andare bene spesso quando si gioca in casa, ma se no può essere anche un po' rischiosa. Valeri, gol del Bologna, 1-0 del Valeri, per il momento in vantaggio. È allucinante, guardate quanti sono andati solo su Luca. E poi, giustamente, questo ha portato a ben quattro giocatori liberi. Palla in avanti, però si mette di testa! Il gol mancato del Napoli, ma qui siamo andati vicini al pareggio, eh. Quarta, in avanti, sbaglia il passaggio. Sivet per Luca. mettila al centro, mettila al centro. Team Pricka! Due azzurre del Bologna, mamma mia! Il Bologna sulle ali dell'entusiasmo al Maradona, Xilium. E al momento sì, al momento... però... C'è un dubbio, stanno cominciando a spingere un po' di più, eh. Infatti, qui Abde va ba... a. No! Che errore ha fatto! Sì, Verta, anticipato. Ancora Elmas, Elmas in avanti per Napoli, che la va, però, purtroppo, a riaprire qui, eh. 53 lancio lungo per Osimen. Io avevo detto che insomma, mi andava cambiato qualcosa, però, Gosset no Lucullus, vai tranquillo, non ti preoccupare. E io non mi sono preoccupato. Se dovesse arrivare, sarebbe la quarta, penso, vittoria. Poi dopo controlliamo. E, mh, poi abbiamo anche però una vittoria in eh, Champions League. Appena dicevo che stavamo per vincere, però arriva il pareggio del signor Irving Lozano. Quindi, Gosta ti chiedo, sempre uguale? Non si fa nulla, signor Costa? Sempre uguale? Tranquillo, la tattica la lasciamo sempre così. Lozano recupera il pallone, il Napoli ha, ha Napoli ha cambiato marcia. Io l'ho detto, io l'ho detto che il Napoli ha cambiato marcia. L'avevo detto, l'avevo detto, Costa. L'avevo detto. Vediamo un po' se il buon... Zilischi si ricorda come si sbaglia. Io proverei magari a dire a Zilischi che potrebbe anche buttarla fuori. Non è detto che debba. No, ma, ma, ma scusate, ma lo vedete che comunque è una persona comunque anche educata Zilinski e basta chiedere, eh, io, io questi sono i giocatori che voglio vedere in Serie A, eh. sono questi, giocatori premurosi, giocatori comunque attenti ai bisogni dei tifosi. Partita quindi da X, finirà 2-2 tra Napoli e Bologna, questa è la classifica al momento, abbiamo il Bologna in sesta posizione a 7 punti di distanza già dal Milan. Seconda partita di Champions per Bologna, in questo caso abbiamo affrontato l'Osare Praga fuori casa, guardate Nathan come salta l'uomo e poi mette un cross delizioso per Raimondo che potremmo dire segna di testa alla Lucca, anche se in pratico lui giocava a, da centravanti. mentre Barrov era diciamo l'uomo d'aria, sì abbiamo cambiato ovviamente eh, i giocatori, abbiamo fatto un po' di turnover visto che l'avversario sulla carta non era tutto sto granché e di guardate che tocco basso delizioso di Barro per il 2-0 si vince anche questa partita, guardiamo la classifica. Dopo due giornate, il Bologna è già primo ma solo per differenziare, visto che ci sono ben quattro team che hanno 6 punti. Ricordiamo questo nuovo format che parte dalla stagione 24-25, girone unico, passano le prime otto agli ottavi dopo otto partite, ma attenzione: tutte le squadre che vanno dalla nona fino alla 24esima, ovvero 16 club, andranno a sfidarsi in un turno aggiuntivo. Gli 8 che vinceranno andranno ad affrontare. Diciamo le prime otto classificate per completare gli ottavi. Andiamo anche a vedere cosa stanno combinando eh, nelle altre competizioni. Gli altri team, in Europa League c'è il Villarreal a eh, tre partite già a punteggio pieno. Poi abbiamo anche in conference eh, le prime otto, dove l'Iveren a momento è capodista. Ricordiamo che la conference rispetto a Europa League e alla Champions permette ai club di fare sei partite e non otto, quindi sono due partite in meno. È stato molto importante partire bene perché, come vedete, gli altri sfidanti sono veramente tosti. Andremo a vedercela con Suciedad, Arsenal, Sporting, Leverkusen, Real Madrid e a Germain. È molto importante arrivare uh, nelle prime sei partite a fare i punti necessari per qualificarci quantomeno le prime 24, Perché chiaramente Real fuori casa e a Germain saranno sfide impossibili. Vediamo anche cosa stanno facendo gli altri club del Bologna. Il Bologna B è primo in classifica a 16 punti insieme a Empoli e Brescia. Ricordiamo che il Bologna B l'anno scorso ha vinto proprio il campionato. Panane, addirittura, capo E Qui dobbiamo decidere cosa fare questo ragazzo. Forse è arrivato il momento anche di provare a metterlo sul mercato o di magari promuoverlo a gennaio nel team principale. Per quanto riguarda l'Under 20, invece, abbiamo una squadra ancora una volta prima nel suo uh, campionato di riferimento: 15 punti, 2 punti in più rispetto al Milan. Ricordiamo invece che il campionato Under 18 è fatto da 3 gironi: abbiamo. Però il Bologna ha messo benissimo con 8 punti, non abbiamo il punteggio pieno, magari non siamo partiti benissimo come l'anno precedente, ma ricordiamo che abbiamo una tattica nuova che stiamo modificando via via e quindi anche i cambiamenti che facciamo poi per il team principale via via si riversano anche negli altri team e devo dire che tutto sommato comunque siamo al momento messi bene anche nei team non up.